E là a tutti voi! Berserkerir! Bentornati a tutti sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video di Lies of P! Abbiamo sconfitto l'arcivescovo che era leggermente mutato dalla forma umana per causa di questo morbo e ora direi che possiamo proseguire verso ovunque ci porti il destino! Allora, intanto qui... Cosa sono delle celle? Delle prigioni... Lì c'è una ruota che gira, quindi sicuramente è qualcosa di importante. Ok, allora. Ascensore. Vai con l'ascensore. Ci sono un sacco di ascensori in questo gioco. Bene, mi piacciono gli ascensori. Ok. Siamo nelle cantine delle cantine della cattedrale. Non lo so, va bene. Oh no, ok, siamo all'aperto. Oh, un bel boschetto. Tetro e cupo, ci voleva. Magari pieno di lupi. Chissà che belli incontri ci facciamo qui. Ok, ok, sentiero del pellegrino. Notte nebbiosa, wow. Una notte perfetta per addentrarsi. Ecco, lo sapevo, ok. No, cos'è, ok, cos'è, un cervo? No, un cervo. Un cinghiale. Non lo so, ma... Ecco, non lo so, ma vattene via. Non mi piace. Ok, no, va bene. Bene. Che cavolo! Ok, va bene, è giusto un classico. Nel bosco ci sono le trappole per gli animali, perché ci sono i cacciatori. Oh! Oh! Wow! Oh, mamma mia! Bellini voi! Cuccia, eh! Va bene. Va bene. Krat was just a small town on the coast of little importance. Sì. Before Elysian Boulevard was built, this place literally was all there was of Krat. But when some in the city prospered, they... Sì, aspetta che finisca la spiegazione nella nostra coscienza, eh. Isolation and neglect, Krat's first incarnation became nothing but dangerous alleys and desperate slums. On the bright side, I guess the whole city of Krat's pretty much like that now. The old town caught up. Qui abbiamo uno Stargazer antico. Cos'è? A receding tide sinks all boats. Non si può usare. Sembrerebbe uno Stargazer più antico, appunto, però dice che non possiamo usarlo. Vabbè. Peccato, vabbè, adesso stiamo a vedere, eh. Ok. Oh! Ecco, guarda, problema risolto, ce n'è uno lì. Perfetto. Ah, fantastico, dai. Bene, allora qui abbiamo un passaggio che appunto però è rotto, quindi non provo neanche ad aprire. E niente, proseguiamo. Va bene, nel bosco tetro e oscuro. Oh, qui abbiamo già un furbetto. Oh, aveva l'aiutante. Ok, era una trappola. Lui mi distrae, l'altro mi attacca. Ok, bella tecnica. Ok, troviamo un sacco di cose interessanti. Ecco, tipo, altri furbetti. Ok, due vie, io vado di qua. Va bene. Oh! Wow! Oh, ma... Dai, e basta, ste trappole! Non sono mica un orso! Wow! Ho detto che... No, sono... Oh! E che cavolo. Va bene, dunque, dicevo, apriamo la cassa. Eccoci. E qui abbiamo... Ah... Lancia di cristallo? Acida? Buoni tutti. Fermi tutti, fatemela vedere. Ok. Oh, adesso si ragiona, eh. Bella. Bella, sì. Oh, abbiamo qualcosa. Ah, t'ho visto. T'ho visto. Vediamo un po' come funziona sta lancia. Ti dirò. Potente. Ok. Ok, no, però adesso mi tengo il mio coltello di fuoco bellissimo e meraviglioso che adoro tanto perché gli fa più danni, secondo me, il fuoco a questo. Oh! Non so, che cavolo è questi? Si sono messi a fare le trappole tattiche proprio. No, c'è veramente un orso. Ok, oh, oh, oh. Buono! Cuccia! Oh, mamma mia. Oh, mamma mia, un cadavere in putrefazione. Che brutta cosa. Ecco, scusa, io ti do fuoco, non prenderla male, che sei proprio brutto e inquietante. Mamma mia, già gli orsi fanno abbastanza paura di loro. Ah, ecco. Oh, oh, oh.
bellezza, ma... Ciao, stai calmo? Ecco. Oh, ecco, va bene, arrivederci. Ok, mamma mia. No, mi metteva paura. Ok, mi metteva paura. Ok, gli orsi, non so, cioè, hanno quel qualcosa di... che ti arrivano addosso, mastodontici. Vabbè. Meno male che il nostro piccolo pugnale di fuoco non ci ha delusi. Allora, qui dove si va? Oh, wow. Ciao. Mamma mia, ma queste cose sono inquietanti, eh. Cioè, veramente... Ok. Ok, questa via è strana. Tipo, secondo me ci sta conducendo in un posto strano. Non so perché, ma boh. Va bene. Allora, io seguo il percorso. Ok, qui direi che c'è un laghetto e secondo me è acido. No, no, a posto. È un lago normale. Ecco, però attenzione che piovono furbetti. Attenzione. Oh, farfalla. Via farfalla, vieni qui. Ecco, sì, anche il furbetto vieni anche tu. Tanto non te l'ho chiesto, ma verrai comunque, quindi. Ok. Oh, dai, 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 all'attacco. Ok, va bene, va benissimo. Ok, abbiamo 3 ricariche. Ce le facciamo bastare, ma sì, dai. Ingresso dei bassi fondi sepolcrali, ok. Oh, qui abbiamo un furbetto. Ecco, ciao furbetto. Si nascondono, ti fanno gli agguati. Ma noi... Anti-Joe! Ma questo è più grosso. Sì, infatti mi sembra anche più resistente. Ok, calmi. Dai, scherzavo. Ok, vabbè, immagino che... no, immagino niente. Questi menano. Au. Oh! Dai! Ok, mamma mia, bestiale. Va bene, bestialissimo. Allora, cosa abbiamo qui? Io mi tengo la guardia alta perché non si sa mai che ti piomba uno dal nulla. E ho solo 2 ricariche, 2 celle, quindi non posso fare troppo il gradasso. È perché te le fanno consumare in un modo o nell'altro. Anche se tu li fai fuori, questi te le fanno consumare. Ecco, visto? Perché ti piombano dall'alto, ti fanno questi attacchi. E quindi pian piano ti tolgono tutta la vita. Va bene. Ok. Ah, confetare i conigli neri. Ricercati, ok. Abbiamo un altro appunto sui conigli neri. Che mi intrigano i conigli neri. Voglio capire bene chi sono, cosa fanno, cosa vogliono da me. Perché secondo me ce l'hanno con me per qualche motivo. Non so perché. A parte per il fatto che sono un burattino. Ok. Qui c'è un passaggio, sì, no. Cos'è? Sì. Wow. Ma come siete carini e bellini voi. Mi aspettate, che carini. Mi volete salutare tutti in gruppo? Ci tenete a me? Lì c'è un passaggio, vediamo un po' dove porta. Qui non si apre. Va bene. Oh, qui abbiamo... un elevatore. Questo non è un ascensore, è un elevatore. Anzi, è una carrucola quasi. Ok. Vediamo dove ci porta. Vabbè, conoscendo un po' il tipo di gioco, ci porterà uno Stargazer. Vediamo. Ah, ecco, sì, infatti, il passaggio per il nostro Stargazer. Perfetto, bene, benissimo, ottimo. Bello, mi piace. Vai, eccoci qua. Ok, grandioso. Allora, però... adesso io direi che noi torniamo giù. Perché ho visto che c'era un'altra porta, ma non ci sono andato. Ho preferito andare da questa parte. E adesso vediamo quella porta dove ci porta. Oh, capito? Oh, gioco di parole. Mamma mia che... giuro che non l'ho fatto volontariamente. Ok, ah, ha già i furbetti. Ogni tanto mi dimentico che tornano in vita. Vabbè, un secondo che me li levo dalle scatole così
Andiamo via belli, sereni e tranquilli. Ok. Ah, pensavo ce ne fosse uno. Ah, sì, c'è. C'è. No, non è un furbetto agganciato, cos'è? Vabbè, non mi interessa. Allora, ok, qui c'è una porta. Ti occorre chiave della braccia dei bassifondi. Va bene, e non ce l'abbiamo. Lì c'è un'altra. E ciao! Wow! Ehi! Ok! Buongiorno! Salve! Sì, è lei il concierge? Devo chiedere a lei per la chiave? Buongiornissimo! Ok, Oh! No, si calmi per favore. Si calmi, guardi, cerchiamo di parlare civilmente, eh. Siamo tutti persone civili qui. Sì, come no. Oh! Ok, amici miei, occhio che questo... Non lo so, ha preso troppo caffè. No, ma... Ti dai una calmata? Guarda che tu ti devi calmare veramente. Tu sei agitato, eh? Non fa bene. Wow. Wow! Amici, ma... Ok. Stai calmo, però. Ma non lo so. Mamma mia, è scatenato, l'avete visto. Allora, riproviamoci, però... con più attenzione, perché io non ero pronto a uno che combattesse in maniera così. Sì, beh, certo che... Wow! Ah, forse non gli ho lanciato la cosa più adatta, ma va bene. Ok, dai, stai buono. Buono lì, ok. No, no, vieni, vieni. No, 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 no. Mamma mia, ma quanto è cattivo. No, ma non avete idea di quanto è cattivo sto coso. Wow. Ho fatto una schivata abbastanza bella. Complimenti. Ok. Ok, ok. Meno male che... Ok, oh, abbiamo il lanciafiamme. Ah, e abbiamo trovato anche la chiave, era lì. Ok. Allora, apriamo questa porta. E si apre molto lentamente. Ok, vabbè, c'è un furbetto qui. Due furbetti, scusate, che fanno la guardia a una cassa. Ok, niente di... Dopo aver affrontato quello lì, figurati se mi spaventano due furbetti così. Ok, che abbiamo qui? Convertitori di resistenza alla corrosione. Ah, fammi un po' vedere. Fammi un po' esaminare. Eccolo qua. Bello, sì. Ci aumenta i parametri. E io direi che... Boom, equipaggiato. Ok, yes. Molto bene, molto 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 bene. E ora di qua. Cioè, potrei tornare a ricaricare, ma... Dai, vediamo dove andiamo. Tanto alla peggio lui l'ho battuto. Sperando che non si rigeneri. Mamma mia. Ok, beh, speriamo di no. Wow. Ok, finché sono questi sono tranquillo. Comunque, bene o male, contro questi riusciamo a cavarcela. Il mio pugnale fedelissimo e meraviglioso. Oh no. Un ponte. Oh no. Sui ponti c'è sempre qualcosa di brutto. Se non un troll, qualcos'altro. Ecco, i furbetti. C'è sempre qualcosa di brutto alla fine di un ponte. Oh, oh! Bestia maledetta! Vabbè, niente, mi tocca andare di qua. Ok. Cos'è? Frammento di ergo. Perfetto. E poi qui? Ah, ok. Sì, casco. Qui, questo sicuramente si rompono... Boh, no, però vabbè. Ok. Sega circolare, bene. No, non si è rotto. Ero convinto, invece no. Vabbè, vendetta. Ok. Ok, molto bene, molto bene. E tu chi sei? Eh? Ma che? Come ora di... Wow! Buondì.
Ti pareva? L'avevo detto io che c'è sempre qualcosa di brutto alla fine di un ponte. Au. E va bene. No, no. Vabbè, ok, mamma mia, meno male. Questo è forte ma un po' scemone, quindi. Ok, ce la siamo cavata. Va bene. Va bene. E ora? Era un coniglio nero, sono sicuro che era un coniglio nero quello là. Dove sei andato, eh? Dai, vieni qua. Dove sei? Ehi! Torna qui! Io non sono un burattino cattivo, io sono un burattino buonissimo e bellissimo. Ecco. E adesso vi vengo a prendere, conigli neri del cavolo. Il quartiere di Malum, eh? Ah, interessante. Tipo qui cosa abbiamo? Caricatore di legione. Grande. Sempre utile. Wow. Qui si va su. Oppure giù. Io vado prima su. Vediamo dove ci porta. Non ce la farò mai. Però ci provo. L'ho fatta. Ah, ok. Va bene, dai. Niente, mi sono preoccupato troppo. Va bene, adesso qui. Ok, mi sa che qui dobbiamo cadere in maniera tattica. Tipo così. Ecco, così. Poi, vabbè, aspetta. Qui c'è qualcosa, quindi lo voglio prendere. Ok. Poi torniamo qua. Ok, sulla trave. Piano, ok. Poi qui. E qui. Di nuovo sulla trave. Mamma mia che stress. Ok, fantastico. E poi di nuovo, vabbè, sarebbe qui. Vabbè, ok. Opla. Va bene. Ok, direi che stiamo andando benone. Quartiere di Mal. Oh, uno Stargazer. Wow. Bello. Vieni da me. Bello Stargazer. Ok. Wow, fantastico, vabbè. Oh! Ehi, ciao. E voi chi siete? Aspetta un attimo, perché qui c'è una porta, ma chiaramente non la posso aprire. Al gatto e la volpe. Ciao ragazzi. Allora, come la va? Oh, I saw you go into the factory. Ah sì? But you're here. So, wait. You sai com'è? Se sono entrato e adesso sono qui, è per logica. That's a new one. A meno che io non sia un fantasma. Già. Brother, being too frank is rude. We should praise him for being stronger than he looks. Why not join forces? Play our cards right and we could defeat the villains who rule this area. They're the Black Rabbit Brotherhood. The baddies who torment the residents around here. Ah, sì, We heard their hideout is stuffed with treasure. And it's a good time to liberate this place as well. Pretty sweet deal, don't you think? Io l'ho letto, Pinocchio. Il gatto e la volpe. The rest we can handle. So, hanno un ruolo abbastanza essenziale. Comunque, guarda, ti dirò. Accetto l'offerta. Dai. Tanto lo so che vogliono fregarmi. Cioè, non è che ci voglia un genio per capirlo. Il gatto e la volpe ti vogliono fregare. Qualunque cosa tu voglia fare, qualunque cosa ti propongano. Però, se è vero che mi danno una mano, ma non credo io. Oh, mi seguono veramente. Spero non mi desse niente di importante perché lì non ci entro, ok. Va bene, adesso abbiamo questi due che... Secondo me è... Oh, mamma. No, ti aiuto veramente. Oh. Ti dirò. Tanto... amici miei, non illudetevi. Io non ci credo che Pinocchio, cioè in qualunque contesto, videogioco, fiaba, cartone, qualunque cosa sia, il gatto e la volpe ti vogliono fregare. È proprio... cioè... è così. Quindi io non mi fido.
Non so quale sia il loro piano realmente. Oddio, non penso derubarmi, non ho niente, cioè. Wow, è questo. Amici, un aiutino! Non so cosa sia questo. Ok, ecco. Colpisci loro, esatto. Non colpire me. Io sono solo un piccoletto. Si sta facendo un giro. Ok. Ti aiutano comunque. Va bene. Allora, che abbiamo di qua? Ok, un tubo affilato. Qui una porta che non si apre. Qui che abbiamo? Wow! Ehi! Sono cascato. Ah, mi seguono. Oh! Mannaggia! Dicevo, sono proprio fedeli, eh? Adesso voglio vedere quanto restano fedeli quando ci troviamo davanti al boss. Secondo me se la danno a gambe. Ok, però intanto che abbiamo una cassa. Mettimi in giro perché non vorrei che mi attaccassero alle spalle se io trovo un tesoro. Cartuccia della frattura Arc, ok. Vediamo un po'. Dai. Mi piaci. Ti equipaggio. Ok. Qui abbiamo qualcosa. E ora su di qua. Wow. Qui però. Okay. Un vicolo cieco? No. Si apre. Sì. Ok. Ok, abbiamo aperto la porta. Chissà qual era. Ah, era questa. Va bene. Ok. Ah, ecco, è vero, dimenticavo che c'è questo coso da prendere. Perfetto. E adesso, gatto e volpe, seguitemi. Si va di qua. Ok. Whoa, hold up. It's been a while since I worked like that. I got aches, you know? Eccolo. I wouldn't want to cramp your staff. I'll take a breather here, then catch up later. No, voi adesso venite con me e mi aiutate, maledetti. Oh, non puoi parlare, ecco, non puoi parlare. Guarda, ti lasciano, ti abbandonano, infami. Infami. La volpe. Forse i personaggi più infami che siano mai stati creati in una fiaba. Io non ho parole. Cioè, non è umanamente possibile quanto siano infami sti due. Guarda, mi butto su questo per la rabbia. Ok. Non lo so, veramente, il gatto e la volpe proprio. Ok, io. Ok, un momento, vedo un sacco di problemi qui. Ok, quel coso non mi piace. Sembra che non mi... Ok. Ok. Il coso lì cos'è? Tipo, è cieco? Mi sa che va... Oh. No, ma ci sono delle cose sui... Ah, c'è una scala! Ok, fermi tutti. Fermi tutti, c'è una scala. Fermi tutti, c'è una scala. Io mi arrampico così intanto quel bestione non ci può seguire. Mamma mia. Ok, vedo... Ok, vedo un sacco di quegli infami che si sparano il fango tossico. Wow, farfallina, farfallina, farfallina mia, mia farfallina. Aia, farfallina, farfallina. Ok, no, farfallina ci ha abbandonato. Ok. Wow. Wow. Mamma mia, odio questi cosi, mi hanno dato un fastidio, ve lo ricordate? Nei video precedenti questi cosi ci hanno reso la vita impossibile. Ok, qui abbiamo... Wow. Un baule. Lamas sega ossa. Ok. Fammela vedere un attimo. Mamma mia, no, troppo pesante, troppo pesante. Io questo è il primo Souls-like in cui prediligo la velocità alla forza bruta. Sarà il fatto che non posso indossare un'armatura. Au! Wow, ce n'è un altro, va bene. Vai via, vai via, vai via, vai via. Vai via! Ok. Ok. Qui abbiamo qualcosa, lo prendiamo. Ecco, ci curiamo anche, possibilmente, sì.
Mi sa che ci tocca affrontarlo questo tizio. Perché sembra bello potente. Ok, vediamo un po' cosa riesco a combinare, eh? Perché io intanto gli comincerei con un bel assalto dall'alto. Ok, e questo ha funzionato, bene. Poi un po' di fuoco per ravvivare tutto. Queste, non so cosa sia, ma gliele lancio. Ok, mi stiamo facendo male. Guarda, bello resistente. Anche lui è un altro scatenato, amici, occhio che questo è scatenato, stategli lontano. Non parate, ma schivate. Perché, ecco, schivare questo è troppo forte. No, vabbè, si può anche schivare, ma forse con un'altra arma. Dai, vai via. Ok, bene, ce l'abbiamo fatta, ok. Amuleto della pazienza, wow. Fammi vedere. Ok, aumenta la velocità di recupero dell'energia. Bella questa, sì, bella, mi piace. Guarda, lo metto al posto dei PV massimi. Qui abbiamo anche una cassa. Oh, no, abbiamo un furbetto e una cassa. C'è differenza. Ok, vediamo che c'è qui. Quarzo, yes, bene, quarzo, ottimo, ottimo, ottimo. Va bene, adesso qui dobbiamo cercare di capire dove si va. Allora, mi sa che è un mezzo labirinto, eh. Ok, forse di qua. No, vicolo cieco. Però un frammento. Ah, guarda. Mamma mia, è impossibile stare attenti al 100% a quello che ti fanno. Cos'è una... Ah no, pensavo fosse una farfalla. Invece è la lampadina qua. Wow. Mamma mia, bestiale. Ok, c'è un passaggio di qua e uno di qua. Io vado prima di qua. Wow! Ma tipo... Calmatevi, eh! Wow! E basta piombare così, mamma mia, all'improvviso! Perché cascate così? Siete delle... pere marce? Non lo so! Telefono. Non so perché l'ho fatto, ma... sono più tranquillo. Another fine day in the city of Crot. But I wonder, my friend, just where you've been. Oh. E sai come ho avuto da fare. I hope my return isn't too unexpected. It seems that our fates may be interconnected. Now, do pay attention. You won't wanna miss. Okay. When the king of all riddles says, riddle me this. Sì, ti ascolto. Io direi una candela. That's right. Did you cheat? Are you cheating? Better not be cheating. Cioè, non è che siano molto difficili sti indovinelli, comunque vabbè. Non sono difficili come quelli dell'enigmista, però va bene. Sì. Le prime due, forse. Sì. Sì, beh, sei il re dei burattini, mi sa che non resterai re a lungo, eh. Cioè, in confronto a te, Gollum è più bravo. È meraviglioso il fatto che parlano così. Ok, abbiamo ottenuto una chiave della Trinità. Fantastico, ok. E mi sa che era per quella porta che abbiamo visto l'altra volta, che non si è riusciti a aprire. Bene. Allora, ok, intanto qua vedo... lì c'è qualcosa, vediamo se riesco a saltarci. Yes, direi di sì. Perfetto. Whee!
Ok, adesso ci caliamo di qua. Ok, non ho neanche qualcosa per curarmi, quindi mi tocca stare veramente buono e attento. Ah, qui abbiamo un passaggio. Ok, apriamolo, perfetto. Così abbiamo lo Stargazer a portata. Va bene. Ora, io non so bene cosa mi aspetti, però dai, lo Stargazer non è tanto lontano, quello da cui siamo arrivati, quindi bene o male sto tranquillo. Alla peggio torno in qua. Solo che abbiamo un sacco di ergo, spero proprio di non sprecarlo, di non perderlo. Ah! Appena detto! Mamma mia, no, vabbè, non c'è speranza, non c'è speranza. Questo gioco è... Ok, dai, vieni, vieni, vieni. Ok, vieni anche tu. Ok, dai, anche tu, perché no? Qualcun altro? Oh, aspetta, c'è qualcosa lì. Qualcun altro? Mm? Nessuno? Dai, fatevi avanti! Ok. Ah! Oh, fermo lì! Chi sei? Coniglione! No! Vieni qua, se hai coraggio! Non viene, eh? Ok, qui abbiamo un altro. Aspetto che ti carichi e non li pugnalo. Ok. Qui che c'è? Tutto questo è inquietante. Cos'è quello? Cos'è quello? Non lo so, ma io nel dubbio. Wow! Wow! Oh! No! Cosa? Cavolo! Mamma mia, cos'è una lancia? No, sono le sue mani. Oh, perbacco! Gli lancio delle cose. Io lancio cose. E quello che trovo io le lancio. Ok, si sta ritirando. Adesso allora ne approfittiamo. Wow! Ok, occhio che questo è cattivo. Ma cattivo non poco. No, no! No! Ci siamo salvati al pelo. Però se lo Stargazer non è qui vicino, io... Ok, andiamo molto piano. Cerco di captare ogni suono, ogni rumore. Tipo quello! Ok, ok, ce n'è un altro. Mamma mia, ok. Vai, vai. Ok! Wow! No, amici... Amici miei, cioè siamo veramente a un livello che non lo so. Va bene, dai, forse riesco a recuperare un po' di vita. Ok, guida alla casa della carità Monad, va bene. Qui c'è un passaggio. Ho paura, ho paura, ho paura! Stargazer! 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 Mio! Bello! Ah, ok, 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 ok. Wow. Ok. Ok. Va bene. No, mi sono preso paura. Qui c'è una scala. Ah, vediamo. Io mi sono preso paura non poco. Oh, guarda chi c'è! Bello lui! Ciao! I thought there were no more survivors. But you. You're new. I do love a bit of commerce, but the bosses are really. Ci siamo già incontrati, non ti ricordi? Sì. Are you with the Black Rabbit Brotherhood? No. I like your honesty, kid. But you should know that if you're not one of us, the bosses will feed you to the monsters. If you give me a little something, I feel like I'll remember that you belong here. Corrompi. E ti do un frammento. Ecco. Sì. Va bene, dai, abbiamo corrotto il mercante. Ci mancava anche questo. Adesso dobbiamo anche corrompere i mercanti.
a questa cosa. Oh, però! Oh! E caro mio! Mi puoi vendere un bel po' di cose? Guarda, ti dirò, faccio un po' di scorte. Sì, volentieri. Ma molto volentieri. E beh, e beh. Ok, però un po' di ergo io me lo devo anche conservare perché bisogna che facciamo un level up tra un po', eh. Calibro di legione, bene. Allora. Wow. Ok, di qua siamo arrivati. Di qua siamo andati col gatto e la volpe, niente, quindi il passaggio era di qua, perfetto, va bene. Qui si va in su. Perché noi siamo arrivati da là, sì. Questi qui non ci fumano. Ti striscio, meglio così. Questo qui lo facciamo secco. Ok, di qua mo dove si va? Oh! Sì. Adesso voi tornate da me e mi aiutate, giusto? Avevamo un patto. I don't impress easy. Sure, but I gotta ask. You really gonna take on the Black Rabbit Brotherhood by yourself? Sì. Ecco. Andate via, codardi. Li affronto. Oh no, oh ci sono veramente. Ah, ma dai. Io scherzavo, tornate qui amici miei. Vabbè, no, dai. Ok, quindi ci tocca affrontare la confraternita. Solo che quelli lì, mi sa che non era uno, erano tanti, quindi... Wow. Va bene, dai. Ci proviamo. Evochiamo il nostro amico Spettro. Ah. Prima, ecco, magari mi equipaggio tutto equipaggiabile. Esatto, eccoci qua. Bombe, granate, tutto, voglio tutto. Ok, pronti via. Conigli, fatevi sotto. Io non ho paura. Ok, no, un po' ce l'ho. Oh mamma. Oh mamma. Ah, sono 4. 4 contro 2. Niente, un aspetto inquietante, spaventoso. Ok, questo un po' meno. Questo fa solo ridere. Sembra che abbia un secchio in testa. Questa sembra una maschera di carnevale. Questo con la bara fa paura. Bugiardo. Chi siete voi per giudicarmi? Ora sono arrabbiato. Eh sì. Adesso vi ci metto io a voi in quella bara. Adesso vedete. Ok, ah, affrontiamo prima il bestione. Ok, ok. Sei un bestione, quindi colpi potenti, ma non sei. Ok, no, è anche bello veloce, mi sembra. Cominciamo a scaldarci un po'. Wow. Oh, no, ne arriva un altro. No! No, no, no! No, no, 2 contro 1 è un problema. 2 contro 1 può essere un problema, ok. Tu prendi l'altro, io prendo il bestione. Perché ho preso io il bestione? No, 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 però dai, Spettro! Wow, ok, ci ho ripensato. Io prendo quello veloce e piccolo. Wow, ok, 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 ok. Wow. Fuoco, fuoco, serve fuoco. Io però tipo mi sa che devo occuparmi di questo qui perché mi sta dando dei problemi e non poco. Ok, 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 stian calmi, piano, andiamoci piano. Ok, no, lascia in pace il mio amico. Se n'è andato? Ok, se n'è andato. Va bene, continuiamo il bestione. Mamma mia, bestione bestiale.
bestione bestiale abbiamo. Ok. No! È entrato in scena un altro. Va bene. Piano, niente panico. Wow. Fuoco, fuoco, fuoco. No! No! Mamma mia, ci ha distrutto. Ok, ci riproviamo. Vai, 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 vai. No, ho capito più o meno come combattono. Adesso gli diamo una bella lezione. Wow, ecco. Ok, si comincia con lo schivare. Lo danneggiamo. Ah, ok, è già entrato in scena l'altro. Allora, mentre lui si occupa del bestione, io mi occupo di questo. Ok, che è piccolo, veloce. Non fa neanche troppi danni, meno male. Come scappi? Torna qui. Ah, il bestione si concentra su di me. Ok, va bene. Va bene, beccati questa. E questa. Wow, e questa. Secondo me è il bestione che dobbiamo uccidere. Io lo colpisco con tutto quello che ho. Anche questi, ho capito, ma... Eh sì, però, amico mio, io non ce la faccio contro tutti questi da solo. È proprio impossibile. Vai via, vai via. Perché non prendete fuoco? Wow. Ok, vediamo se questo ti piace. Wow. Meno male che io sono veloce, perché sennò era un problema. No, no, no. Torna qui. Poi scappi, bestione. Vai. Vai. Ti piace? Ok. L'abbiamo fatto. Oh. Ah. Ah, ok. Era il boss lui, quindi, evidentemente. Va bene. Fuori uno, ne mancano tre. Come se lo devo affrontare di nuovo tutti e tre? Oh mamma mia, no, per favore, no, eh. Una alla volta! Una alla volta, una alla volta. Ma quella me la lasciate? Tanto non potete usarla voi, giusto? No, ma se l'è presa, vabbè. Damn you. You'll pay for that. Sono spaventatissimo. Va bene! Ok, pezzo di ergo splendente e... Ok, gesto provoca, va bene. Abbiamo anche il nostro bellissimo Stargazer fantasma. Cosa meravigliosa, amici. Amici miei, una cosa... è pazzesco, è meraviglioso, ok. A questo punto io direi che è ora di tornare all'hotel. Molto bene, molto, molto, molto bene. Allora, adesso andando per ordine, io vado un attimo prima da Geppetto. Poi facciamo tutto il nostro bel level up, potenziamenti vari, saluti, abbracci. Ma è stato un bel capitolo questo comunque, mi è piaciuto. Allora, dovremmo avere del quarzo, quindi... Vai. Attiva organo P. Esatto, abbiamo del quarzo, eccellente. Io direi che cerchiamo di aumentare le celle a impulso. Quindi qui aumentiamo... Ecco, migliora il recupero della cella a impulso, sì. Ok, perfetto, bene. Yes. Grande. Wow. Bene. E ora, level up time. Prima usiamo tutto quest'ergo che abbiamo, eh. Eh sì. Perché ne abbiamo un bel po' accumulato e ora io direi che è il momento di usarlo, appunto. Ah, sì, vado per anche questo, ma chi se ne frega. Vai. Oh, adesso è meglio. Bene, direi che aumentiamo la capacità e la tecnica. E non possiamo nient'altro, mi pare, quindi va bene così. Poi dovremmo anche aver trovato un ingranaggio per un braccio a legione. Quindi... Non so se posso crearne uno, ecco, no, appunto. Però forse... No, niente.
No, niente, avrei potenziato Fulminis o Flamberga, ma... potrei potenziare questo, dai. Sì, dai, occhio di falco, vai, che ancora non l'abbiamo sperimentato, mannaggia. Va bene, dai, prossimo capitolo lo sperimentiamo. Qualunque sia il nemico. Ecco, vendendo una cosa proprio... così, mezza inutile. Tanto non uso che comunque si può comprare. Forse riusciamo a farci un altro pezzo di level up. Vediamo. Yes, infatti, allora aumentiamo... io direi il vigore. Bene, perfetto. Woo! Bene amici miei, è tutto per questo video. Abbiamo sconfitto uno dei quattro conigli neri. Ne mancano tre. Chissà come li riaffronteremo. Vabbè, sicuramente vorranno vendetta, quindi sono abbastanza sicuro che li riaffronteremo. Come sempre vi ricordo, se questo video vi è piaciuto e vi ha fatto ridere, iscrivetevi al mio canale, lasciate like a questo video e commentate. Vi aspetto tutti nel prossimo episodio di Lies of P. See you very soon.